la partenza regolare e l'atleta dello Siatino a portarsi al comando, Murato Giorgia. Passaggio 1-2, attacco all'esterno, e passa l'atleta dell'Ate Cercato, la Piranha, che prende buon vantaggio, seguita da Zerosa. Campana dell'ultimo giro, ricordiamo, conta il tempo, non la posizione della classifica. Procede sempre con distacco Anna Alvera, ed ecco la traguardo, primo tempo che siamo è di 49 e 148. Partenza regolare, prende il comando l'atleta della Ombricantù, Longaretti. Allunga subito, una decina di metri sul vantaggio, primo passaggio sulla linea del personale. Allunga decisamente, aumenta il suo vantaggio, la vediamo nella curva prima del traguardo, siamo al passaggio della campana dell'ultimo giro. Ricordiamo il tempo della prima triste, 49-148, vediamo cosa riuscirà a fare Longare. Eccola sul mettilino d'arrivo. Il tempo è di 48 e 96. C'è il tempo. Partite regolarmente, vediamo che riuscirà ad entrare per prima. La prima curva è l'atleta della Calustese, Irene Orlandi, che prende 10 metri di vantaggio subito al primo passaggio, allunga decisamente. Siamo alla campana dell'ultimo giro. Ricordiamo che a qualificarsi per la finale saranno i 5 migliori tempi. Vediamo quale sarà il tempo di Irene Orlandi, che taglia la parte 50 e 965. C'è una bassa partenza del numero 36, che è Falco. Ancora una bassa partenza, vediamo il cui questa volta è la numero 157, Castaldini Chiara. E questa volta è regolare, è Falco Carlo che parte decisamente al comando, dietro di lei questo sia Pittatore, sì, quindi Falco Pittatore, allungano decisamente, sarà senz'altro un tempo interessante, lo vediamo, adesso siamo al passaggio della campana, ultimo giro, sempre Falco Pittatore. Ultima curva, vediamo il tempo, siamo a 46 e 669. Abbiamo passo partenza. Vai Ele! Prova!
Ok, siamo all'arrivo. Vediamo il tempo per questa quinta batteria. 48 e 362. 48, 362 per l'atleta del Cassano. Partenza valida. È l'atleta di casa, corre lì che prende il comando. Dietro di lei Alessia Francolini. Restano però questa volta tutte molto vicine. È sempre l'atleta di casa, Nina Corradini, ha una decina di metri di vantaggio, se portate il secondo posizione, intanto Maggio Alessia, dell'altra centrata dietro di lei Francolini. Vediamo all'arrivo quale sarà il tempo. Ed ecco Corradini che passa in 48.247. 48 e 247. Partenza regolare. Vai Asia! Vai Asia, dai, dai! Prende il comando, 437 del Salone di Milano. Sono comunque le prime tre abbastanza vicine, anche se Renda sembra allungare leggermente. Siamo al passaggio. Porta intanto in seconda posizione Vittorio Torino. Pallone Carlotta. Dai Carlotta! Mentre Asia Renda prende 15 metri di vantaggio, si trova adesso sul rettilineo d'arrivo. Andiamo a vedere il suo tempo che sembra molto buono ed è 46.580. Dai Ludo! Regolare. Dai Ludo, dai Ludo! Entra per prima alla prima curva l'atleta della Savona. Dai Ludo, dai Ludo! Prima di Domiva, Paolo Nata vicinissima alla vita della vittoria, che è De Rosa Martina. Allungano leggermente le due atlete, ma sono tutte molto vicine questa volta. Dai Ludo! Siamo al passaggio. Dai Ludo, Ludo! Ecco la ricerca di un tempo che possa consentirmi la qualifica, sono solo 5 i tempi migliori che andranno a disputare la finale, quindi una selezione importante. Savona vittoria con gli sono al taglio trovato, 46.224, tempo molto molto buono, 46.224.